di Naoto, chissà qual è la persona finale di Fortuna. Occupiamoci totalmente di Naoto e Rise al momento. Come ho detto, i confidence secondari mi fregano relativamente poco. Da qui ad aprile, in teoria, secondo me, visto che siamo a rango 9, ci vogliono 9 giorni. Toh, magari ci serve, non è ancora pronto a evolversi. Altri 2-3 giorni, quindi 13 giorni, quindi 26-30 giorni, un mese per farli tutti e due. Secondo me ce la facciamo. Il vero problema potrebbe essere la vecchia, che appare solo durante le feste, le domeniche, se non piove. Oh, Star-san, a dire il vero ho ottenuto informazioni riguardo al ladro fantasma. Visto che possiedi la chiesa, si rafforzerà presto, vuoi passare il pomeriggio? Vai. Sì, per favore. Naoto sembra felice. Allora, pensavo ancora una volta fermi là alla panchina. Area commerciale. In base alle informazioni raccolte da Naoto, sei venuto con lei per trovare il ladro fantasma. Un uomo sospetto è stato avvistato nelle parti dell'area commerciale. L'ho saputo solo di recente. Non è un abitante del posto e non ha l'aspetto di un turista o di un cliente. Ho parlato con la proprietaria della bottega Shiroku. Dice di averlo visto poche ore fa. Ha confermato che si tratta della stessa persona che ha comprato i biglietti. Se è vero, probabilmente sta cercando il prossimo posto dove nascondere uno degli oggetti rubati. Un po' mi dispiace, sai? Mi piaceva fare queste cose con te. Anche a te. Il detective che sognavo di diventare da piccola. Credo di esserci arrivata ormai. Naoto sfoggia un sorriso forzato. Se le mie deduzioni sono esatte, il ladro fantasma restano altri due oggetti rubati. In tal caso sono quasi certa di sapere quale nasconderà. Deve essere... Comunque, dove potrebbe nascondere qualcosa da queste parti senza farsi notare? Di posti dove nascondere cose ce ne sono in questa città, Ho un'idea. Andiamo, senpai. Al santuario. Ah, guardalo lì. Tu sei... Oh, cacchio. Ma è un coltello. Facciamo la cosa più logica, proteggiamola, ovviamente. Senpai. Star Senpai. Non c'è bisogno di allarmarsi, è un coltello giocattolo. Pure. L'uomo ha fatto cadere il coltello ed è fuggito. A me non è sembrato che fosse caduto. Quel coltello... Lo sapevo, è un altro dei 7 strumenti che ho creato. È una radio a forma di coltello, come ti dicevo, è un semplice giocattolo. Ma ad ogni modo, la tua reazione, e se fosse stato un vero coltello, saresti stato in grave pericolo. Fai sempre così. Non riesco a immaginare di essere una donna che si fa proteggere da un uomo. Eppure ogni volta tu... Naoto sta tremando. Oh, hai già una relazione con un'altra ragazza, cosa vuoi fare? Perché? Oh Gesù, non me l'aspettavo già. Allora, se devo essere sincero, preferisco un'evoluzione del genere a quella di Rise e di Yukiko. Per il semplice fatto, come ho già detto l'altro giorno, che semplicemente Yukiko e Rise partono con un'idea, sembra che ci stiano arrivando, poi pam, ricadono e tornano indietro. Dal punto di vista di Rise lo posso anche capire perché è una cosa a cui tiene assolutamente e è anche brava a fare. Dal lato di Yukiko, per carità, invece è una roba che lei vuole vivere la sua vita, poi torna indietro e dice ok, mi riprendo quello che ho già. E da entrambe le cose un po' ti dispiace. La differenza per esempio tra Rise e Han è che Rise ha già quello che vuole, Anne invece si evolve nel cercare di arrivare, oltre poi al, diciamo, sottotrama della sua amica che per carità ci tiene ma non la vedrà più per molto tempo. E per quanto effettivamente un personaggio come Naoto a livello affettivo mi possa interessare, canonicamente è più improntata la sua storia con Kanji. E d'altro canto abbiamo già Chie. E comunque... Siamo amici. Oh, anche io ti considero un amico. Quindi, smetti di fare cose così tanto rischiose. Naoto, ti lancio un'occhiata decisa. Scusa se ti ho coinvolto in tutto questo. Ormai siamo quasi alla fine. Tra poco sarà tutto finito. Per qualche strano motivo la cosa non mi rallegra. Non ho mai affrontato un caso simile. Naoto non può fare a meno di sorridere. Senti che il tuo legame con lei si è rafforzato ulteriormente. Meno male.
Un po' in realtà, come ho detto, mi dispiace perché un confident come il suo lo ritengo molto al pari di Cie, nel senso è un'evoluzione anche di una storia la sua, mentre Cie è forse un po' più personale. Comunque l'interesse amoroso secondo me c'è da ambe le parti, anche Naoto prova dell'affetto verso di noi come tutte le femmine quando arriviamo al rango 8-9. Il punto è, come ho detto, che canonicamente c'è più interesse con Kanji, cioè non è Naoto che è interessata a Kanji. È Kanji che è totalmente preso da lei. La fitta sociale, livello 8, fortuna, ha influenzato la sua persona. In che modo? Potenziamento. Bella questa. Ecco, questa era una di quelle abilità che non avevo tenuto in considerazione, ma che accetto più che volentieri. Naoto, non lascerai mai più la squadra, sappilo. Ora vado a casa, devo fare delle ricerche. Non devi più preoccuparti del caso legato al ladro fantasma. Ti spiego tutto più tardi, quando si saranno calmate le acque. In realtà è anche un po', secondo me, scappata, esatto, perché non abbiamo forse dichiarato il nostro amore. Puoi lavorare come tutor, puoi lavorare come custode. Dipende quale delle due ci fa salire. Io in teoria vorrei finire l'infermiera, visto che è la più vicina ad essere completata al momento. Non mi sembra ci siano altre vacanze di mezzo. Forse è il periodo di Natale, ma durerà molto meno di un mese di quello delle vacanze estive. Quindi secondo me ce la possiamo fare. Poi non so se mi manca ancora qualcos'altro, ma non credo, arrivato a questo punto. In realtà forse ancora due confidant ci mancano. Ci manca il lavoro al pub e ci manca il lavoro post scuola, perché abbiamo sia il tutor sia la mattina sia la sera. Per adesso comunque vorrei provare a vedere se c'è Rise. Perfetto, ok. Allora, lavorare all'ospedale sicuramente era importante, ma abbiamo un confidant da completare, quindi... Sul serio, evviva, passerò del tempo con te. Oh, le carezzine sulla testolina. Sapevi che lo show che abbiamo fatto al June è diventato virale su internet? È pieno di commenti del tipo: come si chiama questa band? E quando è il prossimo concerto? Forse abbiamo sbagliato a farlo solo una volta. Ehi, senpai, perché non facciamo uno show segreto la prossima volta? La prossima volta canto io, allora. Ah, pensi di saper cantare? Allora perché non facciamo un duetto? Già mi ci vedo i post sui blog. Chi sarà mai questo tipo e che legame ha con Risetto? Penso che per un po' eviterò di fare altri concerti. Dopotutto non ho ancora fatto il mio ritorno nello show business. Ah, però se indossassi il costume di Teddy, magari la gente non si accorgerà che ci sono io al suo interno. Gesù, chissà cosa ci fa Teddy dentro quel costume. La chiacchierata è diventato più profondo, si rafforzerà presto. Ah, sarà meglio che torni a casa. Non voglio che mia nonna si preoccupi. Ah, già, ecco senpai. Senbei di al mais. È una cosa che mi piace molto ultimamente, ne ho anche per te. Beh, buonanotte senpai. Tesorino lei. Dai, 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 dai. Allora, piove 3 giorni, ergo vuol dire che molto probabilmente dopo questo riappare Nanako, o comunque va avanti la storia. Il problema è un altro. Oggi piove. E allora sai che ti dico? L'opzione migliore è andare ad Okina, farci un caffettino e prendere altre carte. O prendiamo carica da Yoshitsune, ma è secondaria. O prendiamo nuovamente Grazia Angelica da Shurosha. Sì, direi che per il momento è l'opzione più quotata questa. Caffettino, scelga il caffè, squisito come l'ultima volta. 3, 2, 1. Sveniamo. Travolto dal fiume di sapori, grazie Angelica. Ehi ragazzino, tra poco si chiude. Guardi che ore sono. Ehi, tutto bene? Forse il caffè è troppo stimolante per te. Beh, a volte la scalinata della maturità richiede di stringere i denti e di fare il primo passo per arrivare in cima. Fa attenzione sulla strada di casa e torna quando vuoi. Si è fatto tardi. Simpatico comunque il tizio, eh? Questa carta, questo giro, custode all'ospedale e credo che lo farò, sai? Però potrei... Ah no, che cacchio me ne frega di leggere. Ormai le statistiche pam pam. Questo giro, la carta, la consegniamo a Marie. Vediamo quanto mi costa. 70.000. Teniamo conto di questo. 70.000. La persona attualmente ci costa 50 e qualcosa mila. La carta per andare al caffè ci costa 5.000. Comunque paghiamo 10.000 in meno di comprarla qui, a prescindere. Perché purtroppo, a differenza di Margaret, che comunque qualche sconto ce lo fa,
Marie non abbassa i prezzi manco per il cazzo e siamo fidanzati. Igor, ancora al momento, non pervenuto. Andiamo all'ospedale. Si rafforzerà presto. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Queste sono le ultime volte che sto ospedale ci andiamo. Tanto il coraggio è già al massimo. Ah, ciao. Ehi tu, puoi smettere di pulire. Ci serve la stanza, potresti spostare fuori gli attrezzi per la pulizia? È un'emergenza? Uera-san, una delle infermiere è svenuta. Deve riposare, ma i medici che sono in pausa stanno usando la sala comune. Ha lavorato troppo. Non dire in giro che l'ho detto, ok? Non vorrei beccarmi una lavata di capo. Tieni, aiutami. Un'infermiera mette a letto Sayoko e le inietta qualcosa in una siringa. Con una siringa. Non era necessario. Mi tremavano solo un po' le gambe. Ho sentito che hai esagerato questa volta. Vogliono sbarazzarsi di me. Dopotutto le costringo sempre a farsi l'inquadro sul lavoro. Per fortuna non mi hanno messo una flebo. Ora sto bene. Devo andare. Sayoko vuole continuare a lavorare. Cosa vuoi fare? In queste condizioni chi pensi di aiutare? Che cosa? Perché ti dai tante arie? Ecco, potrei salvare la vita a qualcuno. Devo fare tutto il possibile. Non posso preoccuparmi per me stessa. Altrimenti non potrei più guardarlo in faccia. Lo stai facendo solo per te stessa. E anche fosse, lo faccio perché voglio farlo. Per il suo bene. Per il suo bene. Oh, capisco. Io lo facevo per me stessa. Stavo fuggendo dal dolore. Lavoravo senza sosta per non provare più nulla. Stavi cercando di rimediare a una situazione che non hai creato tu e che soprattutto era oltre le tue capacità. È morto ormai. Anche se fai tutto questo, lui non ritornerà, mi dispiace. Ora capisco. Che stupida. Sayoko trattiene a stento le lacrime. Ho capito. Sì, ho capito. Grazie. Sayoko cerca di sorridere. Senti di essere riuscita a dare a Sayoko un po' di sostegno. Che credo che non sia abbastanza per portarla al massimo, vero? Devo essere sincero. Secondo me, se rimettessero la mano arcana in un Persona 6, sarebbe comunque un'ottima cosa. Ma dovrebbero comunque anche mischiarlo con i potenziamenti di Persona 5. Nel senso, tu fai un Confident, più porti avanti il Confident, anche secondario, qualcosa lo ottieni. Ma ottieni anche dei potenziamenti dalla mano arcana. Livello 9, diavolo è migliorato. Mi riposerò ancora un po'. Puoi andare, non guardarmi. Mi pagano almeno? 8.000 yen. Più lavoriamo qui e più guadagniamo. Ma mi sa che è grazie al coraggio che guadagniamo di più. La pioggia non accenna a placarsi. Mattina presto, dopo scuola. Per oggi le lezioni sono finite. Nanako si riprenda. Tra l'altro domani è domenica, quindi se domani è proprio l'ultimo giorno, finisce giusto giusto. Purtroppo piove, possiamo fare una sega. A sto punto o impariamo debilitazione o qualcosa di utile tipo sopporta luce o dissolvi Makarama, anche lì. Anche perché sennò davvero che cavolo facciamo oggi? A questo giro forse mi conviene andare a pescare. Attira molti altri pesci enormi, proviamoci. Vediamo quali pesci enormi attira. Il guardiano! Porca troia, se lo dai al gatto questo ci si sfama per 40 anni. Daje, ci sono voluti solo dei mesi, ma finalmente otterremo la nostra cacchio di canna da pesca per il mare. Possiamo lavorare come tutor. E vai. Non è ancora pronto a rafforzarsi, vabbè. 10.000 yen almeno nelle nostre tasche ci entrano oggi. Ma lo immaginavo già dall'altra volta, l'ho visto un po'. Hai spiegato gli argomenti, la dialettica aumentata, il vostro legame si rafforzerà. Vabbè. Anche oggi sta piovendo, non c'è scuola, tutto il possibile. Vedremo cosa succede. Intanto, esatto, vediamo la televendita. Gonna Angelica, proteggiti con i poteri mistici. Più Gonna Angelica per 2, Soma. Oddio, non sarebbe male l'Amrita Soda e la Soma. Mi sembra un po' esagerato il prezzo. Però, dai. Santo lo so che mi faccio fregare un'altra volta da Tanaka, però. Tanti soldi ce li abbiamo e ne farò in abbondanza comunque. Vado al caffè e prendo una carta nuova, dai. Quando una bandiera sventola è lei a muoversi? Oppure il vento? Né una né l'altra, ragazzo, a muoversi è il tuo cuore.
Ok, questa era un po' una frase fa... Amico, va bene tutto, ti... Mi stai anche simpatico, però questa era un po' una frase... E ora le previsioni del tempo. Già. Oh, ma guarda un po' il caso, la nebbia. Stanotte scenderà la nebbia, dovrei guardare il canale di mezzanotte. Ovviamente non si esce. È mezzanotte, ovviamente. C'è una fitta nebbia. Non compare nessuno, ovviamente. Nana, che salve, siete riusciti ad arrestare il colpevole. Probabilmente non hai motivo di guardare il canale di mezzanotte. Eppure, per sicurezza, l'abbiamo fatto. La città è coperta dalla nebbia. Stranamente a questo giro non abbiamo visto nessuno. La nebbia di ieri è ancora presente stamattina. Ciao. L'articolo di apertura dice che Namatame ha ripreso conoscenza. Taro Namatame, presunto autore degli omicidi, è ora piantato in un ospedale locale e ha ripreso i sensi all'alba. Rispondendo alle domande della polizia, si è detto dispiaciuto e spaventato di ciò che ha fatto. La polizia conta di poter chiudere l'inatteso caso grazie alla disposizione del sospettato. Ebbè. Io ne dubito. Beh, anche novembre, quasi dicembre. Manca un mese a Natale. Beh, poi tu sei anche a gambe... A gambe scoperte, amore mio. Meno male, dai. Sì, sei arrivato tardi. Di cosa è accusato di preciso? Roba seria, sì. Addirittura. C'è sicuramente che ha ucciso più persone, secondo me. Vai, Edachi, noi ci fidiamo di te. Hanamura. Mari, daijoubu da. Namatame no yarou wa mou tsukamaetan da. Kore ijou wa demo dasenai. Io dubito che sia ancora finita, c'è qualcosa che non mi torna. Nanako-chan no omimai ikou ze. C'è qualcosa che mi lascia perplesso. Minna ni mo houkoku shinake ne. Mi lascia ancora sospettante qualcosa. Piccolo promemoria, gli esami finali si terranno settimana prossima. State studiando? Altri esami. Anche se siete presi dal ripasso, date sempre il giusto spazio alla vostra cura personale. Ogni anno alcuni ragazzi entrano in classe con le guance barbute. Più che incolta, la loro barba è ignorante. Dio mio. A proposito di barba, alcune nazioni imponevano la tassa in materia. In Russia, nel XVIII secolo, per finanziare l'esercito, imposero una tassa sui capelli, bagni, lavanderie e camini. Quando si dice pagare dazio, vedete di appuntarvi tutto? Non si sa mai cosa potrebbe capitarvi all'esame, così come non si sa mai quale potrebbe essere la prossima tassa. Hai ascoltato la lezione intensamente. La tua statistica di conoscenza è aumentata. Dopo scuola. Nanako, miro. Minna omae no mimai ni kite kureta zo. Otto-san. Oh, è sveglia, dai, meno male. Fa ancora fatica anche a parlare, patata, però sembra felice. Dojima-san. Mo, kyou dake de nan dome desu ka? Musume-san shinpai na no wa wakarimasu kedo, anata datte mada zettai ansei nan desu yo? E che stiamo facendo? Mica la stiamo disturbando. Suman. Ano Ma,
傷口が塞がったばかりだから。ええ、ファットコムクルの事件で、マキナ。すいません。すぐ僕が押して病室戻れますから。大ラッシュミンパーチャダチ。もうすぐ検診ですから、それまでには戻ってくださいよ。お兄ちゃん。Sbaglio o è un po' spenta? Vabbè, sì, è ancora stanca, per carità. Ma mi sembra un po' spenta. Ti serve qualcosa? Coco, ite. Oh, oh, oh. Nanako ha chiuso gli occhi con un'espressione sollevata. Sam, sì, si è addormentata. Oh. Che patatina. Secondo me Dojima è un attimo inquieto. Pensa che si deve scusare con noi. Il dottore ha spiegato la situazione di Nanako. 今のところ状態は安定しています。ただ、医者が言うべき言葉じゃないんですが、相変わらず原因がつかめません。そのため、対処療法的なことしか施せないというのが現状です。あ、危険な状態からは抜けたんですか。意識は回復してくれましたが、まだ安心はできませんね。しばらくは様子を見てみないことには何とも。足立、生ための件はどうなってる？意識が戻ったって言ってもまだろくに話せる状態じゃないですからね。一日にできる聴取の時間も限られてますし、依然回復待ちってとこです。そうか、俺も一日も早く仕事に戻らないとな。 No no no, lei non può adesso。 ナナコも退院できてるといいが。ああ、でもナナコちゃんはここの方が静かに休んでますよ。 E su quello non c'è dubbio。 外は霧がすごいし、なんだか変な噂も広まってるし、この町の霧、どうも発生の原因が不明らしいですからね。確かに霧のせいで体調が悪いと駆け込んで来られる方増えてますね。meglio che stia dentro allora。 Effettivamente avevano detto che la nebbia è particolare, però da qui a dire che è velenosa non sono solo voci quindi。 絶対に影響がないとは言い切れない。Esatto。 少なくとも人々が不安になっているという点で精神面への影響はあるでしょうね。霧自体の成分といった話は専門から外れるので憶測ですが、それよりもこの霧のせいで医療関係の車の便に影響が出ていることの方が問題で。霧のせいで体調不良だ、バカバカしい。それこそ ridicolo ma non per questo non reale。Nanako ha ripreso conoscenza, ma sembra che ci vorrà ancora del tempo prima che si rimetta del tutto. L'interrogatorio di Namatame è finalmente iniziato. La nebbia non si dissolve, la gente lamenta strani problemi di salute. Per ora non puoi fare altro che aspettare e vedere cosa succede. Probabilmente la storia avanzerà dopo gli esami. なんなのかしら、気味悪いわよね。なんでも知り合いの子がね、霧で気分悪くなって倒れたらしいのよ。ほら、子供って敏感じゃない。私が聞いたのはね、sentiamo le sue voci。 おじいさんが霧の中を運転してたら、あべ、起こしちゃった。 quello grazie al cazzo signora。 それっておかしくなっちゃって、無事故無違反だったらしいから、おかしいわよね。怖いわ。Che cazzo vuol dire? Quella persona prima di sparare non aveva mai ucciso nessuno, e grazie al cazzo non lo mettiamo, signora? Incidenti capitano. 専門家もいるんですって。本当かしらね。やっぱりほら、地球温暖化。Dio mio, già nel 2011 parlavano di così tanto riscaldamento. Sì, era già una problematica, però addirittura da metterlo in un videogioco. 政治でなんとかしてもらわないとね。そうよね。税金払ってるんだから国がなんとかしてくれないと。あ、certo。Paghiamo le tasse, fate passare la nebbia。Neanche Shido era arrivato a tanto。これは毒ガスだ！ウイルスの霧だ！ Eccolo, è arrivato il pezzo del paese。死ぬぞ！ Eccolo。最近ああいうのたまに見かけるわよ。いくらなんでも毒ガスなんて。まさかね。ma tu ti puoi fidare? 奥さん、どうしたの？やだ、なんだかちょっと気分。Sì, la nebbia, signora。まさか、やだわ。
そうだ、買い物行かないと。それじゃあ。ecco appunto. La gente è diffidente adesso. Orca miseria! Che cazzo è successo? Sono uscito adesso. Toni hima da ne. Non compra più nessuno il tofu come una volta. Il tofu è buono e nutriente. Comprate il tofu. Pezzo di merda. Che posso fare stasera? Posso uscire? Ah, oh, posso uscire, dai. E ovviamente c'è la nebbia con il filtro più verdastro possibile. Che musica è? La musica da mistero, omicidio, fate attenzione bambini, non uscite di casa. Lo so, a te ti dovrei cagare un po', ma scusami se mi concentro su persone più utili. Che tanto lo so che in realtà magari... È vero, vediamo se si può catturare qualche insetto con la nebbia. Vabbè, andiamo in camera a finire il modellino della moto, dai. Almeno quello. Certo, ormai non ci serve più a nulla fare questa roba, ma almeno... Lo mettiamo lì sullo scaffale, bello. Subito dopo aver applicato la colla ti sei accorto che era ancora troppo presto per usarla. Vabbè. Finché esce il modellino sti ca... già finito? Muah, perfetto. Ecco, la musica da film horror. Senti gli studenti parlare. Il tempo è veramente strano ultimamente. Che significa questa nebbia? Sembra che non se ne voglia andare proprio. Ma pare che non ci sia nulla di cui preoccuparsi. L'ha detto un tizio intelligente alla TV. Oh, ho anche sentito dire che è velenosa. Molto tossica. E nessuno sa perché sia tossica. Amico, solo pensare a quanto sia tossica mi fa sentire male. Meglio che rimanga un po' a casa. Sei solo troppo pigro per affrontare gli esami finali della settimana prossima, vero? Sì, faccio schifo. Eccolo. Lui però non smette mai di correre. Lui correrà da qui fino alla luna. Chi è che vediamo? Rise o Naoto? Naoto. Senpai, hai qualcosa da fare oggi? Potremmo vederci dopo le lezioni. Oh, te lo dico dopo però, scusami. Lo so, hai ragione tesoro, ti darei un bacino sulla guancetta, ma devo vedere se prima c'è Rise. Non è per cattiveria, ma... Rise ha la priorità per il semplice fatto che navigatore che ci può dare dei potenziamenti, Companion già molto forte di suo. Fa davvero troppo freddo. Stagione tremenda per chi soffre del mal di schiena. Visto. A proposito, c'è una divinità che fa venire il mal di schiena solo guardarla. Si chiama Atlante, è un titano. Mai sentito? Viene spesso raffigurato mentre trasporta la terra sulle spalle. Sembra pesantissima, povera schiena. Ma gli Atlanti vengono ancora usati in geografia. Sapete che cosa sono? Ebbene, Starkun, dal cui viso si direbbe che non lo sappia. Sei un faccia di merda e sei anche un ipocrita. Sai cos'è un Atlante? È un libro di mappe, sono sicuro che sua moglie la tradisce. Hai dato la risposta che ritenevi corretta. Sei proprio bravo. Sì, un Atlante è un libro di carte geografiche. L'Atlas di Mercatore aveva in copertina una grande raffigurazione di Atlante. Badate l'ortografia, si scrive Atlante. Intesi? Vuoi dire, in che altro modo si potrebbe scrivere? C'è sempre... la mia schiena. Hai dato la risposta esatta. Per oggi le lezioni sono finite. Probabilmente la polizia avrà iniziato a interrogare Namatame e ci vorrà del tempo. Oi, tizio, ciao. Mia madre dice sempre di studiare di più. Continua a parlare di un bambino delle elementari dicendo che dovrei fare come lui. Una follia, vero? Che razza di bambino prodigio deve essere? Vorrei chiederti un favore speciale. Puoi dedicarmi un secondo? Devo parlare col bambino? La ragazza sul tetto. Che opinione credi che abbia di me? Secondo me non ha opinione, però. Posso solo cercare di cambiare. Ho già un piano. Sai, quella ragazza dice voler diventare una veterinaria. Potrebbe aver bisogno di un libro sugli animali. Offrendole il regalo, credi che riuscirei a impressionarla almeno un po'. Il problema è che non ho la minima idea di dove trovare una cosa del genere. Tu hai qualche idea? Comprarlo in TV. Intendi la televendita o roba del genere? No? Se riesci a trovare il modo di ottenerlo potresti portarmelo. Oh, una ricompensa. Sì, una ricompensa. Ti darò qualcosa di molto speciale. Avanti, dammi una mano. Ok. È un libro illustrato perfetto per un vecchio studioso o per un mago? Da un mago, tipo su una nuvola o qualcosa del genere. Ok, questo vuol dire che lo troviamo in un dungeon e non alla televendita, forse. C'è un po' di nebbia anche qua dentro o sbaglio? Allora, Naoto è lì e Rise non c'è, peccato. Prima di andare con Naoto, andiamo un attimo al fiume. Oh, un'altra richiesta. Alla mia età, credevo aver capito tutto, evidentemente mi sbagliavo. No, signore, anche alla mia età si continua a scoprire nuovi lati di se stessi. Rispetto a quando avevo la tua età, sono solo più saggio, ma sono rimasto legato a cose che avrei dovuto dimenticare. Quando si vive a lungo c'è tanto di cui vergognarsi, ma una vita longeva offre anche tante cose interessanti. Cerca di goderti la vecchiaia, ok? Vorrei chiederti una cosa.
Va bene. Allora, hai un minuto? Ho un altro favore da chiederti. Beh, essere sincero, voglio un'altra lanterna. Deve essere bella, ma semplice e non troppo vistosa. Una cosa del genere. Ho cercato nei negozi, ma non ho trovato nulla di simile. Tu hai mille risorse, però sono certo che riusciresti a trovarla. Allora, che ne pensi? Va bene. Grazie. Scusa se continuo a disturbarti con queste cose. Grazie. Signore, salve. Ah, sei tu. Sei riuscito a prendere il guardiano? Mostragli il guardiano. Diamo un'occhiata, ok? Oh, incredibile. A quanto pare avevo ragione. Sapevo che ce l'avresti fatta, ragazzo. Sono un uomo di parola. Tratta questa canna con rispetto, ok? Abbine cura. Ottieni la canna da mare. Potresti anche riuscirci. Anche se ho passato tutta la vita a cercare un pesce leggendario, tu potresti riuscire nell'impresa. Scusa ragazzo, non volevo certo commuovermi. Dimentica quello che ho detto, goditi la pesca. Devo tornare direttamente dopo aver pescato l'ipotetico pesce leggendario. Sei tu che hai paura dei gatti, non ti avevo mai visto qui. Miyoko-san. Oh, mi hai sentito? Ah, beh, non c'è niente di male, giusto? Un uomo ha tutto il diritto di pensare alla sua amata. Sto per sposarmi. Sì? Per qualche motivo l'uomo sembra triste pensando al suo matrimonio. Accidenti, sarebbe tutto fantastico se non fosse per lui. E il gatto? Di chi parlo? Di quello lì ne parla di pelo. Non mi fa troppa paura, non riesco neanche a dirlo. Quei piccoli demoni mi terrorizzano. Parli di un goblin? Del gatto? Ah, non dire quella parola con la G. L'uomo ha iniziato a tremare da solo al pensiero del gatto. Forse è stato lui a scrivere la richiesta, sì. Vuole superare la sua paura. Quei miagoli, quei baffi, quei minuscoli artigli affilati. Mi fanno troppo paura. Con tanti animali in giro, Miyoko-san vuole proprio un gatto. Dice che se non può averne uno non mi sposerà. Ah, Miyoko-san, perché devi farmi affrontare questa terribile prova d'amore? Cerchi di trovare un modo di aiutare a superare la sua fobia. E se gli porto qui un gatto? Piantala, smettila subito. Cosa vuoi, soldi? Ti darò tutto quello che ho, ma allontanati da me. Allora, c'è la possibilità che sia o questo o questo qui. Oppure uno dei gatti fuori casa. Vediamo. C'è un gatto, vuoi accarezzarlo? Ora che ci pensi, c'era un uomo che aveva paura dei gatti. Era così disperato che ha desiderato di guarire dalla sua fobia. Forse dovresti portarlo qui? Portalo qui allora. Hai deciso di portare qui l'uomo terrorizzato dei gatti. Un gatto, un gatto! Mi sta fissando! Aspetta che gli dia le spalle! Ce l'ha con me! Mi aggredirà! Morirò! Però sono un uomo adulto! Sono pronto a morire! Ok, va bene! Lasciati toccare! Ah! Mi divora! L'uomo è stato leccato dal gatto ed è fuggito urlando! È scemo quello! Naoto, tesorino! Star-san, non so cosa dire... Oh, se non hai programmi, sappi che oggi sono disponibile. Si rafforzerà presto, dai. Hi. Sì, per favore. Naoto sembra felice. Parla da sola? Sulla banchiera del fiume Samegawa. L'uomo in nero che hai incontrato tempo fa ti sta aspettando. La nebbia ha avvolto la zona. Credo che questa fosse una roba in più, però. Ci stavano valutando sia lei che lui. Allora, che lui non fosse un ladro a me sembrava abbastanza palese. Dai, è uno dei servizi segreti. Esatto. Era un gioco per voi due, vero? Ecco, lo sapevo. La situazione. ここ近年のナオト様のご様子に大変お心痛めておられました。心を許せる知己もなく、仕事に没頭されるばかりのナオト様。ナオト様。昔のようなお心を取り戻していただきたかったのです。白金も性別もなく、ただ探偵というものに憧れておられた頃の思いを。 Non mi sembra molto contenta. Tranquillo, tranquillo. Vediamo. Secondo me è qualcosa di astratto. Sul biglietto c'è scritto: Anata no suki na basho de anata no nigate na koto o shite kimashita. Tadashi, naka dewa naku, soko no uragawa ni arimasu. Boku no suki na basho. La casa? Un luogo alto? Oboetete kuretan desu ka? Naoto annuisce allegra. Kono machi de takai basho to ieba. La collina?
Kitto Takadai desu. Tsugi wa nigate na koto desu ne. Kore wa ma. Ma la più quotata, Buttare via le cose. Anche tu come tuo nonno le avete tenute, vero? No, ci sono arrivato facilmente. Sorride imbarazzata. Takadai ni aru mono to kangaere ba. Osoraku kotae wa gomi bako desho. Beh, easy. Dai, qual è l'ultimo oggetto? Se l'ultimo era un coltello, potrebbe essere una finta pistola? Sulla collina che sovrasta la città. La nebbia ha avvolto la zona. Basta ricordarmelo, lo so. Sul fondo del cestino era attaccato qualcosa. Il taccuino. Ok. Nonostante tutto, vabbè, lo dico dopo quando si ferma il gioco. No, tiene solo la sua nipotina. No, che patata. Hai aiutato Naoto a calmarsi. Beh, noi ti abbiamo accettata per quello che sei. Mi è venuto solo un dubbio e ci ho pensato adesso, visto che Naoto parla del suo futuro. In Persona 5 noi perdiamo la possibilità di usare le nostre persona nel momento in cui i memento vengono dissolti. Qui invece in teoria usi le persone nel mondo della TV. La TV non può scomparire, i memento era un altro contesto. Quindi noi, Persona 4, saremo sempre possibilitati ad usarle le persone? In teoria? Mi è venuta sta domanda così. Soste komatte iru hito ga iru kara. Tada sore dake datta no omoi dashimashita. Oboete masu ka? Boku wa terebi no naka de. Certo, come potrei dimenticarlo? Sei stata la più coraggiosa di tutte. Hoshito sakebu jibun wo boku wa ukeireta hazu datta. Demo Che stellina. Naoto si sta sforzando di sorridere tra le lacrime. Otona de nakya. Otoko de nakya. No, quello non devi più esserlo. Devi essere te stessa e basta. Non devi essere un uomo, devi essere te stessa. Allora, sinceramente, e questa è una gran cosa, fidati. Brava. Che stellina che sei. Le percepisci la forza di volontà di Naoto. Senti che il tuo legame con lei si è rafforzato ulteriormente. Comunque, forse sarò un po' come Kanji, che ho interesse più in personaggi un filo più meno femminili e un po' più di questo tipo, come Chie e Naoto.
E se dovessi rifare una seconda run, penso che opterei per Naoto a questo giro. Nonostante tutto, Yukiko e Rise, per carità, sì. Però, credo che Naoto e Chie siano le due che effettivamente personalmente abbiano delle crescite migliori. Yukiko e appunto Rise salgono, arrivano a un punto e ritornano indietro, mentre loro invece avanzano, a parer mio. E nonostante la storia di Naoto sia pressappoco un gioco, perché alla fine sì, questo caso era una mezza stronzata, a livello personale Naoto sicuramente è cresciuta. La finita a livello 9, fortuna è migliorato, colpo mortale in battaglia, ovviamente. E noi siamo felici che tu sia qui. Oh, bello, bella panoramica, guarda lì. Che bella la nebbia, madonna. Quindi possiamo lavorare come tutor e basta? Non possiamo fare nient'altro oggi? E andiamo a dare lezioni. Così si forma una circonferenza il cui raggio è uguale alla base del triangolo e l'altezza è... Provo a spiegargli il problema in modo più facile da capire. La tua dialettica è aumentata. Tu cosa pensi della tua scuola? È relativamente noiosa. Ti capisco, essere un genio non è facile. Mi sa che tutte le scuole sono così. Shu annuisce tra sé e sé. Cambiando discorso, nella mia classe c'è uno studente nuovo. Ci guarda dall'alto in basso e dice che siamo un branco di campagnoli che vivono in mezzo al nulla. Ormai lo ignorano tutti. Beh, la campagna è così. Hai ragione. Shu ride. Immagino che trovarsi qui sia un po' come essere la rapa nel pozzo di cui parla quella storia. Ah no, la rana nel pozzo, che effettivamente la rapa non voleva dire nulla. Oh, è quella che ha detto lui, che lui era la rana perché perché viene dalla città, mentre qui sei in campagna e la scuola è una seccatura. I miei compagni di classe sono stupidi, le lezioni sono completamente inutili. Le tue lezioni sono molto più facili da capire. Meno male, vuol dire che qualcosa di utile lo facciamo, dai. Almeno quei 10.000 yen che tua madre spende non sono andati in vano. Anche perché la carta della torre ti toglie tutti i soldi, mentre tua madre i soldi ce li dà. Pensa un po' alla casualità a volte. Oh, si è fatto tardi, è un buon punto per smettere per oggi, fermiamoci qui. Cavolo, quanto mi rode le palle che l'altra volta avevamo diligenza di uno in meno e potevamo non fare una giornata in più. Che palle, va bene. È festa oggi? Oggi è il giorno, la giornata del ringraziamento del lavoro, non si va a scuola, wow. Ma che bello è in Giappone, quante feste ci avete? Quali sono le prossime festività? Niente, ci sono gli esami finali che durano per tutta la settimana, ottimo. Poi c'è la giornata della fondazione, il risultato degli esami, compleanno dell'imperatore, la madonna, il 23 di dicembre. Poi la vigilia di Natale, Natale è la fine della scuola, addirittura, e ricomincia il 10. Ok, dal 10, quindi gennaio, febbraio, marzo, abbiamo 3 mesi per completare tutti i confident secondari. Ce la possiamo fare, aprile non lo conto perché giustamente lì finirà tutto. Però abbiamo 3 mesi dopo di questo per completare tutti i confident. Tizio pauroso dei mici, eccoti. Tu, sei quello che cerca di farmi divorare dal gatto. Scusa, non riesco a stare calmo quando si tratta di quei maledetti gattacci. Forse ho un'idea. Sai qual è il cibo preferito dei gatti? Se riuscissi ad avvicinarmi di soppiatto e a toccarne uno mentre ne mangia, non avrei niente da temere, no? Però, se devo essere sincero, ho anche una fobia dei pesci. Ma che schifo di uomo sei? Con i loro occhi vitrei e opachi che ti fissano. Per non parlare delle squame. Ah, dici che esiste un pesce carino? Ah, devo mettermi l'anima in pace. Non esistono pesci carini. Deve essere per questo che vivono in acqua. Per nascondersi dagli sguardi degli uomini. Un pesce carino? Un pesce rosso? Allora, certo non perderò la mattinata per andare a pescare per questo qua. Naoto, che ci fai qui? Oh, Star-san, andrai in ospedale oggi. Vogliamo venire con te. Anche noi siamo preoccupati. Davvero c'era la possibilità di andare in ospedale? Quasi quasi sì, se non abbiamo nulla da fare. Però c'è Rise. Az, aspetta. Cacchio però. Vediamo se si potenzia ancora. Parli del futuro. La chiacchierata non è andata come ti aspettavi. Sei restato con Rise fino al tramonto. Ok, questo vuol dire che Rise è a posto.
Quant'era, la quinta o la sesta volta che uscivamo con lei? Boh. Gonna Angelica. Vediamo che cosa fa. Gonna Angelica, 30 di elusione. Riduzione danni fisici, minchia. Già l'uniforme da battaglia rosa aveva i lievita fisici, che non era male. Ma ridurre il danno con un 30 di elusione, voglio dire. Che poi cosa l'ho equipaggiato a fare che adesso ricarico il salvataggio? Vediamo cosa succede se andiamo da Nanako. Pensi di far visita a Nanako-chan oggi? Vengo con te. Andiamo. Andiamo allora. All'ospedale municipale di Naba, nella stanza di Nanako. Sei venuto a trovare Nanako insieme a tutti i tuoi amici. Fratellone. Sembra ancora faticare a parlare. Come ti senti? Sto bene. Nanako sorride debolmente. Le condizioni di Nanako non sembrano migliorare. Scusa e grazie per essere venuto fin qui. Ehi, è la mia famiglia. Hai ragione, grazie. Dojima accenna un sorriso. Si è addormentata. Allora è il caso di andare. Abbi cura di lei, Dojima-san. Sì, grazie. Tu e i tuoi amici siete preoccupati per Nanako tanto quanto lo sareste per loro stessi. Senti che il vostro legame si è rafforzato. Oh, che bello. Hai salutato i tuoi amici e decidi di tornare a casa. Vabbè, è una giornata un filo persa, però vabbè. Ci sta, ci sta. Andiamo all'ospedale. Non è ancora pronto a rafforzarsi. Che sfiga, però... Dai. Dopo di questa, altro confident finito. E almeno ci pagano. Almeno con quello non ci abbiamo da lamentarci. Oscar-sama, dai, questa è l'ultima volta che ti vedo. La penultima in realtà. E ovviamente senti due ragazze parlare. Con questa nebbia non riesco neanche a vedere il cielo. Non mi piace questo clima. Ah, perché? A me non dispiace. C'è chi dice che sia una nebbia velenosa, ma non mi sento affatto male, ti preoccupi troppo. Fai come se la città fosse così da sempre. Fai finta che sia naturale, se lo dici tu. Non sono sicuro se si è tradotto giusto questa parte, sai? Sempre più studenti marcano visita ultimamente, ma non credo ci sia nulla di strano. Marcano visita.